Buonasera a tutti, aspettiamo che arrivi qualcun altro e poi parliamo un pochino di questo stasera oggi. Oh Paolo, buonasera. Ciao Gianluca. Niente, parliamo di questo cotone, cotone che ho avuto qualche giorno fa, che mi sta piacendo. Nel frattempo mi sorseggio anche un goccio di Chivas, la domenica dopo pranzo ce lo si può concedere. Buonasera Gianluca, ben trovato. Io aspetto sempre che passi a torre per quel famoso caffè. Sì Paolo, sì, esattamente. Quel cotone che ti ho fatto vedere l'altro giorno in negozio e di cui abbiamo chiacchierato. Beh, siamo 7, 8, 9. Allora, questo è il cotone. Mi è arrivato da qualche giorno da un produttore. Non è male. La confezione è questa. Arriva in una confezione tipo creme di quelle che siete abituati a comprare in giro. 1 metro. Cotone, sulla confezione c'è scritto cotone 100% organico. Il cotone è praticamente lungo 1 metro ed è questo. Vabbè, questo insomma ce lo aspettavamo. Consistenza, al tatto è molto morbido, a metà tra un kendo e un bacon, è di un bel bianco e zero impurità. Pochino ostico nella lavorazione. Ciao Stefano, buonasera. Pochino ostico come lavorazione, nel senso quando si va a compattare dà una sensazione un po' strana. Però è fatto bene, a differenza di qualche altro cotone, difficilmente tende quando lo allunghi un pochino a sfibrarsi e regge bene. Lo sto provando da ieri su questa con un liquido malesiano, siamo circa 13 ml di malese. Vedete, il cotone regge ancora bene. Non cede molto, si mantiene bello compatto. Ha una gran bella resa aromatica, nel senso che parte subito, non hai, a differenza del kendo che uso solitamente, quei 4, 5, 6 tiri in cui insomma deve ancora, come dire, assestarsi un pochino. No, Paolo, non lo sfibro al centro, francamente, lo arrotolo un pochino senza stringere e poi lo apro solo nelle punte. Oh, Don Gaetano, buonasera. Don Catà, tu vai di caffè durante le dirette, io vado di Chivas. Almeno la domenica c'ho un po' di me per mettere. Buonasera Mimmo. Detto, fatta sta premessa, il cotone regge bene, assorbe abbastanza bene, non ha bisogno di tempo per partire. Buonasera Massimo. E mi è piaciuto, nell'insieme mi è piaciuto. Non so nel lungo periodo che fine farà sto cotone, però è fatto abbastanza bene, ha una buona resa, solo, ripeto, un pochino ostico nella lavorazione, almeno all'inizio, ha bisogno un attimo, come dire, di essere capito. Mi sembra che però regga bene anche liquidi abbastanza rompiballe, come può essere un classico Cloud9, un liquido della Malesia, quindi liquidi che sono abituati ad essere molto, con un impatto molto, molto forte, molto intenso sul cotone e sulle coil. Questo mi sembra che regga bene. Avrei voluto testarlo anche con altri liquidi che notoriamente distruggono i cotoni, come i tabacchi organici, ma non ho avuto voglia.
finora lo sto provando sia sul gommone e mezzo con un liquido tranquillo, normale come il Wake Up di Iron Vapor. Lo sto provando da ieri sera col Philip Rock, che vabbè, di questo ne parliamo su Labeli, e devo dire è sul sì, anche su questa sto usando quel cotone con un tabaccoso della Valkyria, e finora devo essere onesto, il cotone mi sta piacendo. Non so se francamente sia meglio o peggio di alcuni cotoni molto più blasonati, però francamente è un cotone che non, se dovessi comprare, non disdegnerei di comprare, perché mi è piaciuto soprattutto in termini di durata. E un'altra cosa che mi è piaciuta, a differenza di qualche altro cotone. Buonasera Fabio. Ragazzi, leggo fra 2 minuti un pochino tutti i commenti. A differenza di altri cotoni, nel momento in cui dopo un po' che è bagnato e che è in uso, non tende a sedersi su se stesso, rimane abbastanza compatto, abbastanza, come dire, solido, non tende a sfibrarsi assai. Nell'insieme, cotone che merita ampiamente la sufficienza. E per me sta a metà fra il Kendo e il Bacon. L'unica cosa che non mi ha entusiasmato è il fatto che tende ad andare un pochino in secca molto più facilmente rispetto ad un Kendo, per capirci. Buonasera Gerry, di questo guarda, non so se c'è già disponibile in Italia o meno, me l'hanno mandato da testare e lo sto provando da un paio di giorni a questa parte, non mi sta dispiacendo. Cotone dove sulla confezione c'è scritto 100% organico, un filo da 1 metro, quindi comunque ti dà una buona. Ma no, Paolo, non mi sembra più compatto, è abbastanza spumoso, però è un po' più duro, più secco, dà la sensazione che sia più secco, più duro al tatto, sai, quando facciamo il solito movimento per arrotolarlo, per girarlo, da quella sensazione. Però ti ripeto, mi è piaciuto il fatto che un po' come il bacon che bagni, assorbe parte e dai una resa aromatica dal principio. Mi piace perché tende a non sedersi su se stesso dopo un po' di tempo che lo usi, e soprattutto regge bene anche liquidi di quelli che massacrano le coil, ecco, tipo questo. Ho fatto 2 boccettine intere, quindi circa 13 millilitri di questo. Il cotone sembra nuovo, qui parliamo di Malesia allo stato puro, quindi abbastanza. Buonasera Conte, buonasera, quindi abbastanza, come dicevo, abbastanza stressanti per i cotoni. Quello che non mi è piaciuto è che tende, come dicevo prima, ad andare abbastanza velocemente in secca. E questa è una pecca rispetto, per esempio, al Kendo, che prima che va in secca ce ne vuole. Però anche con lo squonk assorbe in maniera rapidissima poi il liquido, e soprattutto anche dopo tanti millilitri, parliamo, tende comunque a mantenere sempre una buona resa aromatica. Jerry, sono su, se ben ricordo, ce l'ho da parecchio la build, dovrebbero essere 6 spile di acciaio 24, punta 2,5, lo sto mantenendo senza scaldarlo molto, dovrei tirarlo un pochino di più, comunque sono sui 40 watt e mi piace. Sì Paolo, per drippare è un bel cotone perché assorbe in un attimo, a me sta piacendo.
Credo, non lo vedo però onestamente come un sostituto del Kendo, ma come una comunque un bel cotone. Buonasera Stefano, questa è la sensazione generale, insomma, non... cotone che ti ripeto, se io dovessi trovare in un negozio lo comprerei perché non è stato male, nell'infine. No ragazzi, credo che non sia in Italia, non so ancora se probabilmente il produttore cerca distributori e importatori, non conosco né il prezzo né se e come arriverà, vi dico la verità. Però nell'insieme mi è piaciuto come cotone, un cotone che consiglierei tranquillamente. No, poi ti ripeto. E poi nel frattempo me ne vado di Chivas, visto del cotone abbiamo parlato, le impressioni mie, una sensazione, ve l'ho detta, simpatica la confezione però, e si presta poi ad essere usata anche per gli scopi più vari. Nel frattempo continuo a cazzeggiarmi, a giocarmi. Ciao Valentina, buonasera. Continuo a cazzeggiarmi col mio whisky. Tanto dopo la live me ne vado sul divano in uno stato di coma abbastanza intenso. Buonasera Paolo, buonasera Vale, bentrovata. Buonasera Mattia, complimenti per la box, ho visto quella ieri di Gaetano, che spettacolo, bravo, bravo, i miei complimenti, veramente un bel giocattolino. Paolo, se domani passi in negozio da me, ti do un po' di questo cotone, così lo provi e poi magari vediamo se le mie sensazioni sono giuste o meno. Buonasera Emanuele, vediamo se queste impressioni che ho avuto io sono le stesse che puoi provare pure tu o meno, insomma. Il confronto è sempre piacevole. Buonasera Anto, buonasera Nunzio. Oggi il whisky sta cominciando a fare effetto, eh. Ah, prendi le Alien nuove. Beh, passa, così provi. Te ne do un bel pezzo, così lo provi. Vedi se quello che ho detto corrisponde. Se sei d'accordo o me su quelle che sono le mie impressioni. Ma non di nulla, Mattia. La box, anche se l'ho solo vista. Poi conosco le espressioni di Nino. Quando Nino ha quelle espressioni. Direi che, ma se non ci sono domande, cose, se non vogliamo parlicchiare di altro e per non rompere le scatole un pochino a tutti, potremmo considerare conclusa. Tanto fra poco veramente vado a testa in giù. Fabio, qual è il problema? Esponiti, esprimiti, dimmi tutto. Che nel frattempo mi continua a finire la boccetta che ho messo nella RSQ di questo. Dopodiché, finita questa boccettina, questo va in cassaforte. Buonasera Sisco. Ah, Paolo, una cosa leggera, un po' di pasta al forno con un po' di provola, ricotta, due salsicce, due patatine fritte. Oggi si va leggeri la domenica. No, frittura di pesce no. Paolo, Fabio, io aspetto che tu mi dica qualcosa. Avevi detto che dovevi chiedermi, poi sei rimasto lì zitto, muto. Paolo, a frittura di pesce si va a mangiare fuori.
Si fa la casa che puzza di pesce, non te la godi. Poi le fritture, a parer mio, vanno mangiate calde, non te la godi se friggi e non può mangiare subito. Una base di rotina. Tre quarti di litro. Fabio, ti posso rispondere dopo, perché tecnicamente dovrei mettermi a scrivere. In realtà io piglio il bel programma su Google, che è il calcolatore di liquidi V2, e me ne vado per tentativi. Però considera che se su 50 millilitri per portarla a 6 devi mettere, per avere 60 millilitri a nicotina 6, dovresti fare 40 di zero e 20 di nicotina 18. Insomma, c'è un bel po' di liquidi da mettere, però veramente no, devo fare il conto, te lo dico fra poco. Di solito uso quel programma e vado poi per step, comincio a mettere delle quantità e vedo che ne viene fuori, poi mi regolo con i risultati. Patrick, secondo me nei tank il bacon è uno dei migliori. Potresti provare con un native, che è un gran bel cotone. Io l'ho usato poco come cotone, però è bello. Ho provato pure l'angorebit, una cosa del genere. Però ne ho provato un pezzettino piccolo, così, e non sono riuscito a capirlo. Prova col native, che secondo me è veramente un bel cotone da tank, non dovrebbe darti problemi, dà anche comunque una bella resa aromatica. Il Berserker, l'ho provato il Berserker, l'ho provato in un negozio di un amico. Patrick, il Native ne ho provato pochissimo, non, francamente io come cotoni vado abbastanza sul classico, bacon sul tank, quelle rare volte che uso il tank. E di solito uso il Kendo. Ripeto, oggi da un paio di 2 o 3 giorni sto provando questo e non mi sta dispiacendo, almeno sui dripper. Sul tank non l'ho ancora provato, dovrei rigenerare il Griffin, però mi sono un pochino seccato di fare quello. No, Paolo, il puffo no. Oh, Michele Maresca, buonasera, Michele, buonasera, ben trovato. Sai, dimmi. Stefano, la Luxotic parli. Senti, la stavo guardando pure io, devo essere onesto. Mi ispira, mi piace, esteticamente è fatta bene, ma non l'ho provata. Tra quelle. Ciao Serena, buonasera. Tra quelle economiche, tranquille, insomma, non senza andare su quelle di mod personalizzate, eccetera, eccetera, ho provato la Pulse, la Squeezer, che c'ho, e la Druga. Buonasera, Piero. Tra queste ho preferito in assoluto la Squeezer in kit col suo Atom. L'Atom non è nulla di che. Sul liquidi, però il suo lavoro lo fa, su liquidi importanti o comunque che hanno bisogno di dove devi cogliere tante sfumature, no, non lo userei quell'Atom là, ma su liquidi, come dire, o fatti in casa o comunque con liquidi non impegnativi, con liquidi tranquilli, è un Atom che comunque può dire la sua. Per quello che costa, completa di kit, una box che la Squeezer che a me è piaciuta tanto.
poi un po' meno è piaciuta la Pulse, sia dal punto di vista estetico che come praticità d'uso. La Squeezer per me è nettamente superiore. Poi, come in tutte le cose, su questo tipo di valutazioni rientra molto anche il parere personale, quello che ti aspetti tu da una box. Quindi le valutazioni sono sempre influenzate da quello che è il tuo gusto, il tuo modo di pensare. Non credo che esista mai, almeno per come la vedo io, una valutazione oggettiva al 100%. C'è sempre quel 10% dove subentra poi il tuo gusto, il tuo modo di pensare che può influenzarla. Però per me la Squeezer rimane nettamente superiore alla Pulse ed anche alla Druga, anche se un pochino più massiccia in mano. Vabbè, io direi che abbiamo chiacchierato del cotone. Il cotone, vi ho detto, quello che ve lo rifaccio vedere perché nel caso lo trovasse in giro, ragazzi, provatelo perché vale la pena. Non è nulla di. Non è certo la rivoluzione dello svapo, cerchiamo di essere onesti, però è un bel cotone. Il suo lo fa soprattutto per chi usa liquidi abbastanza tosti che tendono a distruggere i cotoni, può essere una buona alternativa. Ragazzi, detto questo, se non ci sono domande, cose, io parlare da solo un pochino mi secca pure, mi annoia. Se non ci sono altre cose, direi che ci possiamo pure salutare. Magari ci rivediamo un'altra volta in diretta. Buona serata e buona domenica a tutti.